nonostante il, diciamo, l'insediamento tardivo di questa amministrazione, ovviamente non dovuto a noi ma ai tempi tecnici, siamo riusciti a mettere in piedi un grande cartellone di Natale, a dare anche un'illuminazione al centro storico della città. Siamo riusciti a mettere in piedi un programma sicuramente da organizzare con l'anno prossimo con largo anticipo, ma abbiamo garantito comunque un Natale in città. Gli artisti di strada e spettacoli importanti all'interno del Teatro Comunale, al concerto del primo dell'anno con l'opera del Teatro San Carlo di Napoli. Tutti questi eventi saranno gratuiti, si prolungheranno fino ai primi di marzo e proveremo a dare un po' di sollievo e di rilancio a quelle che sono le attività commerciali che tanto hanno sofferto in questi due anni e che probabilmente si apprestano a partire con un Natale non semplice, ma è il primo Natale post pandemia, dove si proverà a dare un senso di normalità a questo periodo.